per esempio mia moglie. Io arrivo qui il colonnello Lucio Longo dei Carabinieri, esperto per la sicurezza di tutti. Soprattutto da parte di mia figlia che è una sua sfegatata direttrice di nuovo. Consigliere, benvenuto Presidente, è un onore veramente di cuore conoscerla. Hanno favorito l'ingresso illegale nel territorio nazionale imbarcando dalle coste libiche 46 migranti per trasportarli verso l'isola di Lampedusa. Due persone sono state fermate dai poliziotti della squadra mobile della Questura di Agrigento in collaborazione con la sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo di Palermo, coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrime della Polizia di Stato. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che durante la traversata qualcosa deve essere sfuggita al controllo dei due fermati. Infatti gli scafisti, dopo aver imbarcato i migranti e organizzato le operazioni di bordo, hanno rifornito di carburanti i motori e si sono messi al timone di un'imbarcazione in legno di circa 10 metri dalla Libia diretti verso le coste italiane. Alle prime ore del giorno, giunti in prossimità della meta, a causa dell'urto contro la scogliera, la barca si è inabissata. Solo 43 migranti sono riusciti a essere soccorsi sulla costa, mentre per altri 3 non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno arrestato 3 persone, un 19enne del luogo e 2 23enni di nazionalità straniera, per reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma, insospettiti dal continuo via vai di persone dall'abitazione dei due stranieri, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di un panetto di hashish e 6 dosi della stessa sostanza nella disponibilità del 19enne e ulteriori 5 panetti e materiali per confezionamento nella disponibilità dei due stranieri. La sostanza stupefacente rinvenuta, circa 700 grammi, e il denaro contante, circa 700 euro, è stato sottoposto a sequestro. A seguito dell'udienza di convalida per i 3 soggetti è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora a Pantelleria, la permanenza a casa durante le ore notturne e l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria. Erano le 17 circa quando un 83enne di Tremestieri ha ricevuto la telefonata di un uomo che, presentandosi come tecnico Enel, ha raccontato di aver dovuto sostituire il contatore della luce dell'abitazione di villeggiatura dell'anziano, situata a Tre Castagni, poiché durante alcuni controlli aveva scoperto che veniva adoperato per rubare energia elettrica. Per tale sostituzione, dunque, il finto operaio ha presentato il conto, pari a 160 euro, al proprietario della villetta, chiedendo anche che venisse saldato subito e in contanti, raccontando che se non li avesse pagati l'importo sarebbe lievitato notevolmente fino a raggiungere i 5.000 euro. All'uomo ha anche avvertito l'83enne che di lì a poco un altro impiegato Enel sarebbe passato da casa sua per riscuotere l'importo. Dopo nemmeno mezz'ora, infatti, un complice, identificato poi per un 45enne, ha raggiunto l'anziano per la riscossione, estorcendogli anche altri 15 euro, quindi in totale 175 euro che, come richiesto, gli vengono consegnati dalla vittima. La truffa sarà sembrata fin troppo semplice ai malviventi che, in un giorno seguente, hanno deciso di riprovarci, contattando di nuovo l'anziano con la scusa di dovergli consegnare la ricevuta del pagamento dei 175 euro e fargli firmare alcuni documenti. La vittima, però, che nel frattempo si era confidata con la moglie e la figlia, aveva compreso di essere stata truffata e quindi aveva avvertito i carabinieri. Quando la gazzella è arrivata a casa dell'uomo, ha trovato il truffatore lì davanti, intento a parlare con la famiglia, che questa volta gli chiedeva di dimostrare che fosse davvero un tecnico dell'Enel. Sorpreso dall'arrivo dei militari, il truffatore ha tentato di scappare salendo a bordo di una Lancia Y guidata dal complice, ma entrambi sono stati fermati e identificati. I due uomini condotti in caserma sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Ecco, vedi, questo invece è Nunzia, abita vicino a me. Non le hanno consegnato un pacco dicendo che era della figlia, doveva anticipare subito i soldi. Ovviamente quello c'è cascato e nel pacco non c'era nulla. Queste sono le cose che a me mi fanno, capito? Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano. Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine. È quello che dico io. L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi. Chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh!
aprite bene gli occhi, eh? Ci troviamo all'Istituto Felice Olivetti, dove si sta festeggiando e si sta organizzando questo interessante premio che è giunto alla quinta edizione, il premio The Voice Astrea, che è organizzato insieme alla testata giornalistica The Voice con la fondazione appunto Astrea. Qui abbiamo la nostra preside Anna De Francesco, che affettuosamente ha voluto questo evento che si svolgesse proprio qui nel suo istituto, dove oggi ci saranno tante cose importanti che si stanno organizzando, e quindi io vorrei passare subito la parola alla nostra, al nostro patrone di casa. Sì, grazie intanto alla fondazione e a voi del premio The Voice, perché questo è un premio che noi abbiamo sempre seguito e al quale abbiamo sempre partecipato con grande interesse. L'istituzione è sempre quella che deve dare ai ragazzi il più possibile come possibilità, come formazione e interesse, al di là della sola istruzione, diciamo, contenutistica. Quindi la visione di questo premio è proprio questa, cioè dare delle competenze trasversali ai ragazzi che possono poi ovviamente favorire il loro inserimento nella società. Sì, le scuole partecipanti: abbiamo il liceo classico Ospedalieri, abbiamo il liceo artistico di Catania, e poi c'è il Turistico Lonna, e altre, diciamo, scuole che si sono unite, e oggi ci sarà un'importante premiazione di questi ragazzi che consistono delle borse di studio, diciamolo, che la Fondazione Astrea ha messo proprio a disposizione. E abbiamo qui anche la nostra rappresentanza regionale, che è l'onorevole Dario Daidone. Grazie a voi per l'invito, è un onore essere qui con voi, essere qui con le preside che svolgono un lavoro encomiabile, difficile, molto difficile, ma soprattutto fra gli studenti, che io considero la vera nervatura della nostra società. E sulla formazione, sulla loro scuola, sulla loro crescita dobbiamo puntare molto, noi primi come istituzioni, ma soprattutto grazie al lavoro encomiabile che svolgono le preside. Grazie ancora per l'invito. E qui mi avvicino, sono con la nostra dirigente del liceo classico Ospedalieri, la professoressa Enza Ciraldo, che ha voluto fortemente anche lei questo evento e partecipare con i suoi ragazzi, con la professoressa Marinella Spina, e diciamo che anche questo premio, il nostro giornale, la fondazione, lo dedichiamo particolarmente al nostro Davide Greco. Lui è sempre qui con noi. Allora, io ringrazio fortemente la Fondazione, perché ogni anno mi onora e mi dà la possibilità di far partecipare il mio istituto. Ringrazio la preside, che oggi sono ospite nella sua scuola, e tanto anche l'istituzione, perché abbiamo bisogno dell'istituzione, dell'appoggio per poter dare l'opportunità e far conoscere i ragazzi e supportarli per l'inserimento nella società.